Pandora. La loggia massonica P2 non è che l'abbia costituita io, è stata costituita da Adriano Lemmi, Gran Maestro, nel 1895, quando il Grande Oriente d'Italia, il GOI, me la consegnò. C'erano soltanto 15 persone, di cui 5 erano già passate all'Oriente Eterno, cioè erano morte, altre 10 avevano una determinata età. E quindi doveva essere rinnovata. Chi è fece un programma che io ho scritto, lo mandai appunto, lo consegnai a Salvini, che era il Gran Maestro, e a Gamberini. Loro fecero una riunione di giunta e mi mandarono una lettera che si trova attualmente all'Archivio di Stato di procedere in quelle condizioni. Iniziai a fare il proselitismo soltanto di qualità. Non era, c'era non di quantità, era diverso, di qualità. E noi era come una carta geografica messa al muro, dovevamo conquistare determinati settori che ci interessavano a noi, sì. Perché c'erano momenti difficili politici, c'era un comunismo veramente molto agguerrito a quell'epoca, e quindi noi dovevamo essere in condizioni di poter eventualmente essere pronti con un certo accordo che poteva esserci con la Gladio, mentalmente che era una specie di braccio armato, per poter procedere e sedare e vincere eventuali sollevamenti comunisti. Il progetto della P2, che poi l'abbiamo condensato, che nel piano Rinascita, che lei era un rinnovamento mentalmente, Rinascita era un rinnovamento, questo rinnovamento doveva essere perché le cose non funzionavano. Me lo chiese anche il presidente Leone un giorno, che fui ricevuto ufficialmente col Gran Maestro sia Salvini che Gamberini, e mi chiese di fargli uno schema, perché lui non sapeva e non conosceva, perché i cittadini, il popolo, non era soddisfatto. E io gli feci lo schema R. Successivamente, quando poi è successo lo scandalo nello scandalo, R, i giornalisti, dissero che stava per rivoluzioni. No, rinnovamento. Era di 58 articoli che... per poter ridurre eventualmente il popolo sulla retta strada, il popolo ripristinare soprattutto una meritocrazia, ma prima della meritocrazia ristabilire una gerarchia, perché se con la gerarchia si arriva a colpire e a trovare il colpevole di quel malfatto che ha fatto. Il piano Rinascita era un piano che probabilmente se l'avessimo attuato avrebbe, senza colpo ferire, avrebbe rinnovato e non ci saremmo trovati in queste condizioni. Gli dico questo, Mussolini, per me è morto il fascismo. Io non ho preso più tessere, perché io ho ammirato Mussolini. Se ritornasse oggi Mussolini, sono al suo fianco, né più e né meno. E quindi le dico francamente che il fascismo lo devono rimpiangere tutti gli italiani. Quindi, perché con il fascismo c'era serietà, c'era lavoro, c'era serenità e soprattutto sicurezza. Perché si poteva mandare fuori, ma anche un bambino piccolo o una giovane non veniva stuprata come viene oggi stuprata, e la delinquenza che viene. Quando c'era il fascismo c'era la pena di morte. Eventualmente il prefetto Mori, si ricordi bene, che eliminò anche tutta la mafia. La mafia venne eliminata dal prefetto Mori, e ogni mattina vedevano passare in manette marescialli dei carabinieri, sacerdoti
e altre persone. Venivano giudicate nell'arco di una settimana, poco tempo si impiegava, venivano una parte mandata al confine, una parte venivano mandati in galera e una parte venivano mandati sottoterra, secondo eventualmente quello che avevano. Perché se non c'è il pugno eventualmente forte, come fare a eliminare la criminalità? Oggi c'è una criminalità enorme. Oggi alla televisione c'erano in una città dell'Alta Italia le ronde che salgono in divisa, private, pagate da cittadini, perché private, sugli automezzi, c'è la ronda sugli automezzi, non basta, noi a noi non ci basta la polizia, i carabinieri, non ci bastano la polizia municipale, non è sufficiente la polizia privata, ora ne hanno fatta ancora un'altra. Vuole vivere così lei? Avrebbe così? Non si può vivere, perché siamo sempre sottoposti a una minaccia costante e soprattutto il lavoro diminuisce continuamente e la delinquenza ancora aumenta.